Ciao a tutti i cantanti, io sono Salvatore Cilia, sono un cantante lirico e sto per farti ascoltare un vocalizzo con una duplice funzione per la tua tecnica vocale. Ma prima di iniziare con il nostro vocalizzo, voglio regalarti un bonus speciale per il riscaldamento della tua voce. Faremo un semplice esercizio in cui useremo tutte le vocali, andando via via verso su nella nostra scala cromatica, quindi semitono per semitono. Useremo questa volta tutte e cinque le vocali, ad abituarci, da preparare la nostra fonazione ed essere pronta nel momento in cui andremo a cantare, quindi ad aggiungere le parole che contengono ovviamente le consonanti. Ecco il vocalizzo. Mi e o a u. Mi e o a u. Respira, mantieni una posizione rilassata di sorriso. Mi e o a u. Mi e o a u. Ancora mi e o a u, mi e o a u. Forza, mi raccomando, pronuncia correttamente ogni singola vocale, senza forzare, senza fare delle strane facce. Mantieni la posizione del tuo volto naturale e sostieni con il diaframma ogni singolo suono, ogni singola nota. Mi e o a u. Alleggerisci andando verso l'acuto. Mi e o a u. Ancora. Mi e o a u. Torniamo indietro. Mi e o a u. Mi e o a u. Metti la M sempre davanti, che ti aiuta a portare la voce in avanti. E metti sempre la M prima di ogni vocalizzo in modo da avere più facilità con la pronuncia. Mi e o a u. Respira. Mi e o a u. Voce leggera, naturale. Mi e o a u. Ecco, usa questo vocalizzo prima di ogni tuo vocalizzo, prima di cantare, prima di iniziare quindi a fare magari un tuo concerto, e troverai un grande beneficio. Il vocalizzo che ho deciso di farti ascoltare oggi ha una duplice funzione. La prima funzione è quella di aiutarci a sbloccare il nostro diaframma. Sì, perché nella fase iniziale del nostro canto spesse volte il diaframma risulta bloccato, difficile da farlo muovere. Motivo per cui ho deciso di farti ascoltare un vocalizzo in cui pronuncerò la I mettendo davanti una H non eccessivamente pronunciata, che dia un risultato di un suono secco, un suono molto appoggiato e sostenuto. La seconda funzione molto importante di questo vocalizzo è quello di aiutarci ad unire i nostri due registri vocali, quindi il registro di petto e il registro di testa, senza fare avvertire il famoso passaggio di registro, quindi senza far sentire eccessivamente il passaggio dalla zona di petto alla zona di testa, in quella zona mista dove la nostra voce inizia a utilizzare dei muscoli diversi rispetto alla zona più bassa, quindi rispetto alla zona di petto. Prima di iniziare è importante però ricordarti le basi di ogni singolo vocalizzo. Sto parlando della respirazione centrale,
che è quella che riguarda la parte centrale del nostro tronco e quindi non la pancia. Se non hai ancora visto il mio corso di canto gratuito, ti invito a scaricarlo inserendo la tua email andando sul sito www.vocealtop.com. Troverai una serie di 4 lezioni completamente gratuite in cui potrai esercitarti con la corretta respirazione, con l'uso del diaframma inverso, la pronuncia e altri esercizi per il passaggio di registro. Bene, eccoci al nostro vocalizzo di oggi. In questo vocalizzo utilizzeremo tutte e tre le vocali, la I, la E e la O, partendo dalla vocale più stretta, passando da quella intermedia fino ad arrivare a quella più aperta. Non in assoluto, ma che comunque rappresenta una vocale molto importante nel nostro canto. Il vocalizzo è questo. Pira, mantieni questa posizione di sorriso naturale. Mantieni voce morbida e lega ogni singolo intervallo. Respira. Ancora respira. Mantieni gli zigomi alti in questa posizione naturale. E sostieni col diaframma nella grazie ai muscoli addominali. Ancora respira. Respira, torniamo indietro. Marca la I, non I, ma I, serve per stimolare il diaframma. Respira ancora. Pronuncia in modo naturale ogni singola vocale. Evita di spingere troppo fiato, quindi di forzare la pronuncia. Deve essere una pronuncia naturale, una pronuncia legata e una pronuncia che venga accompagnata grazie al movimento del diaframma verso su. Ancora, respira. E sostieni con il diaframma. Bene, per oggi è davvero tutto. Ti invito ad eseguire quindi questi vocalizzi, questi esercizi e di farmi sapere come sarà andata lasciando il tuo commento, le tue domande sotto questo video. Se ancora non ti sei iscritto al mio canale, ti invito ad iscriverti, ad attivare le notifiche per essere informato ogni volta che usciranno nuovi video e poi per il resto ti auguro un buon canto. Alla prossima, ciao!